come priorità abbiamo società, e quindi definire una volta per tutte esattamente, no? Come sarà la nuova società, di mantenere anche gli impegni che riguardano anche l'iscrizione. Contestualmente, però, il reparto marketing, insomma, lavorerà sul discorso della campagna abbonamenti. È giusto che parta il più presto possibile. Aldo Roselli ha le idee chiare, il presidente della Fidelisandria fissa gli obiettivi a breve termine per il club, a partire dalla soluzione alle dimissioni del vicepresidente Giuseppe Catapano, titolare del 22% delle quote. Catapano non mi aveva informato delle sue dimissioni. Io so che aveva parlato con il direttore generale Peppe Camicia e le aveva detto che, insomma, voleva fermarsi, ma delle sue dimissioni io ho appreso dagli organi di stampa. Poi, ovviamente, ci siamo messaggiati con Giuseppe, perché io con Giuseppe lo ritengo una persona molto per bene. Dal fischio finale della stagione, con la salvezza ottenuta ai danni della Paganese, tante sono le voci di mercato accostate alla società. Una di queste porta all'ex Monopoli La Ricchia e a contatti che conducono agli States del presidente. Nessuna conferma o smentita. Confermo che anche prima delle partite dei playout dei contatti c'erano stati, ci sono stati. E non nascondo che uno di questi effettivamente era andato anche un po' abbastanza avanti, no? E diciamo, in questo momento stiamo valutando, insomma, se ci sono le condizioni per poter andare avanti. Riavvolge il nastro della stagione, Roselli, un ruolo importante nella salvezza l'ha avuto il duo di Leo di Bari. Quando io ho chiamato Di Leo e poi Di Bari, e gli ho detto: guardate, io vi voglio affidare a voi, insomma, la squadra beh, loro non hanno tentennato un secondo, quindi hanno avuto un grandissimo coraggio, e questo gli va assolutamente riconosciuto. In parte va riconosciuto anche a me, perché ho voluto puntare su di loro. E poi c'è un'altra cosa importante che loro hanno fatto. Loro hanno in buona sostanza assestato tutta la parte del reparto difensivo. Per definire il nodo panchina e quello riguardante il DS Lo Giudice, però dirimente la partita societaria, intanto c'è già una conferma. Se non riusciamo a definire quello che sarà, è chiaro, tutto il resto viene dopo, a divenire. L'unico direttore sportivo con cui ho avuto il piacere di parlare è stato Pasquale. Beppe Camicia è confermatissimo, abbiamo avuto modo di lavorare. Beh, è la persona che in società, insieme a Stefano Tota, segretario, ha lavorato più a stretto contatto, insomma, col sottoscritto. Aveva un'esperienza a Bari, veniva da Molfetta. Diciamo che è il primo anno di Lega Pro fatto veramente sul campo, però è una persona che ha dimostrato, diciamo, tutta la sua valenza. Altro fronte aperto è quello legato al degli Ulivi. Io ritengo che lo stadio di Andria, per la sua ubicazione nella villa, sia unico nel suo genere. Quindi immaginiamo che cosa potrebbe succedere se in qualche modo ci fosse qualche iniziativa che va un attimo, no, a rimo non dico a rimodernare, ma a rimetterlo su. Avrebbe anche Andria la sua bella bomboniera. Vediamo che succede anche su questo fronte. Piedi per terra, ma con la volontà di sognare, Roselli ribadisce di essere disposto a cedere solo però a chi darà garanzie di poter portare la Fidelis più in alto di lui. La componente più importante di tutti è la Fidelis. Tutto il resto è funzionare alla Fidelis. Mi piacerà un giorno vedere la Fidelis, magari anche, fatemelo dire, anche in Serie B, ma non con Roselli, anche in Serie B. Per me sarà un'enorme soddisfazione. Io sarò lì allo stadio a vedere la partita.